La 458 Italia è l'ultima novità della Casa del Cavallino. La carrozzeria dal forme sinuose, firmata da Pininfarina, nasce da un lungo sviluppo in Galleria del Vento. A 200 all'ora l'auto è schiacciata a terra dall'aria, con una forza pari a 140 kg, che diventano ben 360 a 325 km/h. Anche l'estrattore, sotto ai tre grandi terminali di scarico, contribuisce all'effetto suolo, mentre le piccole ali davanti ai radiatori si flettono ad alta velocità per ridurre la resistenza aerodinamica. Un altro espediente rubato alle Formula 1. E proprio per non farsi mancare niente, a Maranello hanno sfruttato l'esperienza di Michael Schumacher per la messa a punto di motore Delano. Il nuovo 8 cilindri AV è un 4.500 iniezione diretta di benzina che scatena 570 cavalli a 9.000 giri, un riferimento anche fra i Gran Turismo. Fa scattare la 458 Italia da 0 a 100 all'ora in meno di 3,4 secondi e permette di raggiungere i 325 km/h. Il motore è in posizione posteriore centrale, subito alle spalle dell'abitacolo a due posti per dare più carico alle ruote dietro, il 58%, a tutto vantaggio della trazione in accelerazione. Per lo stesso motivo, i tecnici di Maranello hanno puntato su un cambio a doppia frizione, ha sempre una marcia in presa e fa dimenticare i buchi di cambiata. Con le palette dietro al volante è facile sentirsi piloti di Formula 1. Ispirato alle corse, anche il manettino e la concentrazione di tasti sul volante, tanti, a nostro avviso troppi, tra pulsanti per le frecce, luci, tergicristallo e clacson, è facile fare confusione. 5 le posizioni del manettino della 458 Italia. Modificano la risposta di motore e ammortizzatori, oltre alla taratura dei controlli elettronici di stabilità e di trazione e del differenziale EDIF-3. Si va dalla posizione specifica per fondi a bassa aderenza al disinserimento di tutti i controlli elettronici, ma in questo caso, se si viaggia veloci, bisogna davvero saperci. Un occhio al quadro strumenti fa capire se è tutto a posto e se si può continuare a tirare. Il messaggio warm up indica che gomme, freni e motore sono ancora freddi, mentre con la scritta go si può andare tranquillo. Se invece compare over, vuol dire che abbiamo decisamente esagerato, bisogna lasciare raffreddare i vari componenti. Ce ne vuole però per mettere in crisi il motore e soprattutto i freni. Come tutte le Ferrari di ultima generazione, la 458 Italia sfrutta dischi in carboceramica di generose dimensioni. Quelli anteriori sono padelloni di 40 cm di diametro. Insieme alle pinze a 6 pistoncini davanti e 4 dietro, assicurano rallentamenti da togliere il fiato anche dopo qualche veloce giro di pista. Per rendere unica la propria vettura, i clienti possono sbizzarrirsi anche nella scelta dei rivestimenti dell'abitacolo, dai colori delle pelli fino a quello delle cuciture e delle cinture di sicurezza.